E benvenuti in me molto altro, Opel Tigra 1,6i. Devo prendere questa macchina per fare l'evento dell'Opel Tigra. È stato acquistato, sali subito a bordo? Esattamente sì. Allora, prima di iniziare il vero e proprio gameplay su questo evento della concessionaria, vi ricordo sempre di farmi sapere nei commenti se volete l'evento Endurance in diretta, così se divertimo, sbaglio, più del solito. Fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, concentriamoci qui, tanto dopo ve lo ridico alla fine del video, la cosa della diretta. Allora, non facciamo l'errore del precedente video gameplay, soprattutto nel quale non ho fatto i potenziamenti adeguati e ho dovuto fare gli eventi diverse volte. Quindi adesso mettiamo tutto quello che c'è da mettere nel discorso, almeno anche della riduzione della massa, perché poi dobbiamo comunque vendere qualche cosa di macchina. Vediamo un po' la fase 2 e la fase 3. Poi compriamo i pneumatici, soprattutto il cambio. Ma qui stiamo messi abbastanza bene. Ok. La trasmissione. Molto importante, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ok, l'abbiamo fatto. No, ho sbagliato, mannaggia, la fretta, che voglio fare subito la gara. Volano e albero di trasmissione, che non dovrebbe avere, però non si sa mai. Sempre meglio controllare. Infatti non ce l'ha. Non credo che abbia il turbo, ma anche perché non lo metterei, perché diventa troppo potente la macchina. Io la voglio fare così. A 110 secondo me va bene. Comunque ce l'abbiamo. Pneumatici da gara slick. Sempre i vecchi 17.000 che vanno bruciati come niente. E a questo punto possiamo andare a fare la gara, perché abbiamo messo i freni, li abbiamo messi. Il motore, forse possiamo fare qualcosina qui. Giusto una potenziata un po' così. A 115 dovrebbe già andare bene. Equilibratura del motore con 10.000 possiamo portarlo a 118, ma nulla di più, dai. Sennò dopo non abbiamo i soldi per le altre macchine. E andiamo a fare l'evento. Ok. 3.000 e 5.000 ci dà. Questo è veramente qualcosa di povero. Credo che possiamo vincerla facilmente. Come al solito c'è il buon Gustavo alla guida. Lui non si smentisce mai e ora ve lo passo. Arriva, eh. Ciao, regà. È arrivato. Ciao Gustavo, dai, demo vince sta gara. Questa è la demo fa bene, anche se è una gara lunga, è impegnativa, però gliela demo fa. Con la giallina si può fa tutto. Spegni, spegni, spegni. Siamo partiti, siamo andati. La velocità non è che l'abbiamo il massimo, però. C'è pure un rumore strano, non è proprio coinvolgente, ve lo faccio sentire. Ok, raga, allora va fatto sentire il motore, ora è il momento da fare la gara. Oggi c'è solo mia moglie senza i figli che sta davanti, la Fringenzi, la Fringenzia, ridaglie, la Gustava. Ciao regà, sono la Gustava. Ogni tanto cambia voce la Gustava, vabbè, a seconda di come si sveglia, secondo me. Sì, oggi sono così, perché mi viene, te va? Non te va bene? Oddio Gustavo, frena! Frena Gustavo, Dio mio! Moglie, non ti preoccupare, sono un pilota professionista. No, no, sei un cretino professionista. Pilota, bene, frena, c'è il semaforo. Ma dove lo vedi il semaforo? Non c'è il semaforo, è una gara. Attento! No, questo chi era? Dai, 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 che ce la facciamo, eh? Non è.
Te dirò, vedirò che forse... Oh! Ho sbagliato, ecco, questo volevo dire. Mannaggia a me la distrazione da guardare dietro, perché volevo cercare il vantaggio, mannaggia. Mettiamoci in riga, mettiamoci in riga, in riga. Dai, però ste distrazioni che mi fai fare te con sta telecamera, Frena qua. Mannaggia, oh. Tutto bene, ci distraiamo così. Adesso con calma e sangue freddo non pensiamo a niente, che non sia solo alla vittoria. Mamma mia, mi ha fatto via un colpo, siamo andati addosso al muro. Capito, signora... Signora Gustavina, la Gustava, è così. Non è colpa mia. Eh no, ma vedete che è colpa mia. È colpa mia, c'ha ragione, sostanzialmente c'ha ragione, stiamo tranquilli e beati. Oh, almeno non siamo andati fuori qui. Qualche spinta di motore secondo me c'ha bisogno, però più che altro la lasciamo così. Comunque c'è la velocità, c'è tutto. Non facciamo l'errore di prima, Cioè, guardiamoli qua che sappiamo che... Ok, basta. E mo qua stiamo attenti a quello che devo fare. Va bene, abbiamo vinto. Adesso possiamo metterci così. Dai, forza. L'abbiamo rischiata molto prima. Però andiamo così, dai che ce la facciamo. Andiamo a fare... Adesso a modificare la macchina per farla da gara. E non salviamo la partita, la salviamo dopo. Bisogna solo modificare la macchina e poi andiamo per l'evento finale della Opel. Allora, messa a punto. Però non ce la facciamo, sapete? 79.000. Secondo me mi chiede di più. Proprio. Cioè, ma dai, per 500 euro. Allora, andiamo a vendere la macchina a questo punto. Quale macchina io mi venderò? Ci vuole che vendiamo una macchina particolare. La Beat. Però dopo se me la chiede, perché sicuramente queste me le può chiedere, queste un po' strane. Dobbiamo vendere una macchina un po'... La Escudo non me la vendo. La Concept Car. Questa si può vendere. 125.000. Niente di che, però... Si può vendere così come si può vendere... Che se andiamo a vendere? La Tuscan Speed 6, ma secondo me poi me la chiede. Potrebbe chiederla. Vabbè, per adesso stiamo bene così, tanto dobbiamo solo cambiare il discorso della Delcomania. Opel. Messa a punto. Altri. Modifica delle vetture da corsa. Per forza di questo colore non ci piace, ma ce lo dobbiamo far piacere. Perciò corriamo tutti in bianco. Che c'ha senso, perché con i soldi che non abbiamo più stiamo tutti in bianco. Siamo tutti bianchi. È alquanto imperialista come discorso. Anche un minimo di razzismo c'è. Diciamola così. Vabbè. I latticini. Siamo un gruppo di mozzarelle. Un gruppo di affiatatori di non so, di gente, non so. Come i mozzarellari.
i mozzarelle o gli imbianchini del paese. Tanto vedo che la velocità non è che ce l'abbiamo tanta, eh. Qua ci confondiamo chi è primo e chi è secondo. Vai, 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 vai. Guarda questa è più modificata dell'altra. Si vede che è una mozzarella fatta bene. Sarà de bufala. Sei de bufala? Può essere pure formaggio di capra. No, questa la devo prendere prima di tutto il disco. Guarda quell'altra come vanno. Ah, qua. Come la vedo brutta, dovevo modificare il motore, secondo me. Però tenterò tutto al massimo. Vai, vai, gira, 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 vai. Piala, piala. Ah, troppa erba, però va bene così. Va bene, almeno una l'abbiamo superata. Quest'altra, mo vediamo nel secondo giro se... Ma credo di farcela, eh. Dai, prendiamogli la scia qui e via, 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 di volata. Di volata, di volata, che ce la possiamo fare, dai. Dai, dai, che gliela famo. È ritornato Gustavo, dai, regà. Gliela famo, gliela famo. La mozzarella, so io quella là di qualità, costo di più. Sono una mozzarella prelibata. De una bufala d'oro. De una bufala giapponese. Con un prodotto DOC. Vai, 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 vai. Non te curare di loro e guarda avanti. Guarda quante mozzarelle ci stanno di dietro. Mannaggia le mozzarelle. Fanno pure ingrassare a lungo andare. Però sono buone sulla pizza. Vai, vai, forza mozzarella. Vai mozzarella mia, vai. Abbiamo vinto le mozzarelle. Le mozzarelle hanno vinto. Le altre mozzarelle si attaccano. Che si sciolgano sulla pizza. Noi abbiamo vinto. Evviva la nostra mozzarella Opel Tigra 1,6i, che significa il meglio che ci sta. Usciamo. Abbiamo vinto anche questo evento concessionario. Andiamo a salvare, ovviamente, dopo aver ricevuto i nostri soldini. Ok, salva. Ingresso, sovrascrivere. E abbiamo fatto anche questa. Le mozzarelle hanno vinto? No, la mozzarella ha vinto. Questa persona qui. Gustavo, come ti senti? Beh, mi sto a mangiare la pizza con la mozzarella. Va bene così. Vi ricordo sempre, se volete l'evento, quello dell'endurance, in diretta, così ci divertiamo 99 giri, fatemelo sapere nei commenti. Vi saluto, grazie di essere arrivati fin qui. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, non mo so scordato, eh. Ciao!